Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che lo faccio nel bagno, sì. Se qualcuno non l'avesse mai visto, questo è il mio bagno, ho dei capelli che sono osceni. Oggi dovrei lavarmeli oppure mi faccio la treccia, non lo so. Comunque, vi faccio questo piccolo, possiamo chiamarlo, questa piccola anteprima. La faccio nel bagno così non vi svelo la stanza. Sto cercando di tenerla il più segreto possibile, ma sto facendo tantissimi video. E diciamo che in alcuni si capisce qualcosina, però. Sto cercando di tenerla segreta, anche se comunque alcune persone sanno com'è perché mi stanno aiutando a sistemarla, quindi. Partiamo con il video, allora. Ciò che andate a vedere è un mini videolog che comunque non ci sono tante riprese perché. Allora, io sono stata domenica 11 ottobre alla Fiera del Tartufo, 90esima Fiera del Tartufo d'Alba, che si trova appunto qua in Piemonte, ad Alba, per l'appunto. E devo dire, è stata diversa rispetto agli altri anni per appunto purtroppo il problema che sapete tutti di questo virus, delle restrizioni, quant'altro. Quindi non ho potuto fare tanti video perché, allora, diciamo che parto dal presupposto che noi abbiamo prenotato, quindi io dal sito internet abbiamo pagato i ticket online, eravamo in 5, ovvero mio padre, io, mio ragazzo, mia sorella e il ragazzo. Anche qui di più in macchina non ci stavamo. Abbiamo pagato prima, tra l'altro la prevendita costava 70 centesimi in più, se non sbaglio, non era tantissimo, però. Si è scoperto perché potevamo comunque fare i biglietti là direttamente, però pazienza. Allora, siamo rimasti un po' delusi perché comunque non c'era, diciamo, tutte queste bancarelle come c'erano gli anni scorsi, in compenso c'era una marea di gente. Però diciamo che tutto sommato non mi è dispiaciuto, vi lascio qualche immagine, qualche video che ho fatto. Ripeto, non ho potuto fare grandi foto né grandi video perché c'era tantissima gente e anche perché faceva abbastanza freddo. Cioè, tra il freddo e la tanta gente e il fatto che comunque, dicevo, dovevamo spostarci spesso perché comunque appunto se no si creava una coda infinita, un'aggregazione spaventosa. Non ho fatto tantissimi video, però comunque vi lascio il video che adesso vedrete. Che appunto io lo chiamo videolog, alla fine è una serie di immagini e video montati insieme con poi sentirete la mia voce fuori campo. Vi auguro una buona visione e niente, se siete stati alla Fiera d'Alba o vi piace il tartufo o altre cose, scrivetelo sotto nei commenti. Ciao! Eccoci qua alla fiera del tartufo d'Alba. Allora, questo sono appunto tartufi bianchi, tartufi neri che io devo dire che mi piacciono anche quelli neri. Poi abbiamo varie cose da mangiare, ci sono anche i funghi, tartufi, oli, come potete vedere appunto vendono anche tagliatartufi, vendono non solo i tartufi che vedete ovunque, che tra l'altro si possono anche annusare, ci sono delle paste tipiche, col peperoncino, tagliatelle. Abbiamo anche dei formaggi al tartufo, dei formaggi anche più semplici. Poi abbiamo fatto anche qualche foto architettonica perché c'è una chiesa bellissima, piacentissima. Questa poi era invece la tenda del punto dei gusti, dei profumi. Diciamo che gli assaggini non c'erano, però pazienza. Pazienza, tanto con questa storia purtroppo del virus già si sapeva. Però comunque è stato carino, c'erano anche tipo delle saponette, poi c'erano varie spezie, semi, non solo i tartufi. Molto carina è stata questa specie di costruzione di Lego che abbiamo visto io e mia sorella appunto lungo le strade dove c'era questa specie di fiera del tartufo e le riproduzioni erano bellissime, c'era Hogwarts, la ruota panoramica, sì, mia sorella si era innamorata di Hogwarts, io adoravo la ruota panoramica tutta fatta con il Lego, è veramente bellissima, c'erano Guarda le montagne le montagne russe. russe, che belle che Veramente sono. bellissimo come l'avevano realizzato, era fuori da un Fiera d'Alba, negozietto. di Questa è sempre la Sara, mia parte dove Giorgia. c'erano le cose da mangiare. Nel frattempo, ragazzi, finalmente mi sono comprata il tartufo nero, che costava un po' di meno rispetto al tartufo bianco, però era buonissimo. Infatti poi appena l'ho preso, l'ho usato per tantissime pietanze, come questo qua che è una poke di riso, dove ci ho grattugiato un pochettino di tartufo nero, era veramente spettacolare. Poi sì, non mi volete male, ma l'ho grattata anche sulla pizza. Perché ho detto, dai, bisogna provarla anche sulla pizza col salamino piccante. Bisognava provarla. Ho davvero in tantissimi altri piatti, come sempre le uova, la carne rossa, nei risotti. È veramente spettacolare. Anche ho notato sul salmone, forse, ma sul pesce non è dell'ideale. L'ideale sono meglio le carni rosse e i formaggi.
L'osservazione è molto facile, basta tenerlo in frigorifero, cambiare sempre il fazzoletto in cui lo tenete e boh, basta grattugiarlo su quello che volete. Io adesso ho anche l'olio di tartufo che è buonissimo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo la sagra non è stata come quella dell'anno scorso, però è stata comunque ugualmente carina. E niente, ci vediamo in un prossimo video.